Gli amministratori pubblici, i sindaci e il consiglio comunale. Soprattutto quello, quello di controllare l'efficacia di a volte, però il panorama normativo ci mette in condizioni pessime per lavorare. Benissimo. E allora quella condotta che abbiamo riattivato negli anni 90 a Cerasa, costruita nel 1950, era perfettamente integra, perché era realizzata con le giuste regole d'arte, con i giusti materiali. Un incontro costruttivo a Poppi organizzato dal Codacons Cilento Comuni Velini per discutere di crisi idrica. Erano presenti Bartolomeo Lanzara, presidente Codacons, Pietro Di Lorenzo, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Vallo, Anna Maria Morinelli, responsabile sportello consumatore Codacons del comune di Pollica, il sindaco di Pollica Stefano Pisano, il primo cittadino di Casalvelino Silvia Pisapia e i sindaci di Stella Cilento e San Mauro Cilento, Francesco Massanova e Giuseppe Cilento. Il presidente Consac, Gestioni Idriche S.p.A. Gennaro Maione e il senatore Franco Castiello. Nel corso degli interventi sono stati evidenziati i problemi relativi alle condotte in cemento amianto ancora presenti in alcuni comuni del Cilento, con conseguente pericolosità per la salute. Le condizioni della rete, che essendo realizzata da oltre 40 anni ormai, non è più nelle condizioni di reggere la popolazione residente. Infatti c'è una perdita del 50% dell'acqua che viene prelevata dalle sorgenti. Problema evidenziato anche dal sindaco di San Mauro, Giuseppe Cilento, che ritiene che l'acqua delle sorgenti sia sufficiente a soddisfare pienamente le necessità del Cilento. Il senatore Castiello è intervenuto sulla pericolosità delle condotte in amianto per la salute dei cittadini, ha invitato il presidente del Consac a sostituire le vecchie condotte e le tubature in amianto, un invito dovuto al fatto che nel Cilento negli ultimi anni, per cause ancora da approfondire, c'è un aumento delle malattie tumorali. La Banca del Cilento fu una delle ultime delibere, mi ricordo, alla quale presi parte come presidente dell'istituto prima di dare le dimissioni per l'incompatibilità con il mandato parlamentare. Una delle ultime delibere fu quella di erogare 4 milioni, se la memoria non mi tradisce, un prestito in pool con la consorella di Buonabitacolo per la sostituzione dei tubi delle vecchie tubazioni. Piacerebbe sapere se le tubazioni vecchie con l'abrodo, per usare il linguaggio di Peppino Cilento, ma soprattutto quelle che a me più stanno a cuore, quelle in cemento amianto, sono state sostituite, e se sono state sostituite in tutto o in parte. Questo è un quesito che io rivolgo per completezza di indagine a Gennaro Maione. Le conclusioni sono state affidate al presidente Gennaro Maione. Il Consac, gestore di circa 2200 km di rete, ha ribadito: purtroppo si perde oltre il 50% dell'acqua per le condutture obsolete che andrebbero sostituite, ma mancano i finanziamenti. La qualità dell'acqua è quella attualmente che scorga dalle sorgenti, è quella che viene potabilizzata e che viene quindi distribuita nelle nostre case, è un'acqua rispetto alla quale, senatore, mi sento di poter dire che è un'acqua potabile, ha tutte le caratteristiche e le qualità di un'acqua potabile, quindi di un'acqua che può essere consumata, utilizzata, perché non fa male. E l'acqua che voi bevete, che io bevo, che noi beviamo, viene in media controllata ogni 12 giorni. Ci sono dei controlli che fa l'ASL e ci sono dei controlli che fanno dei laboratori certificati su questo.